Io sono a Imperia in tutta la Liguria per sostenere la lista di Forza Italia che ha aggregato tanti personaggi, aggregato movimenti civici come quello di Claudio Scajola. Sono qua per sostenere un progetto politico, stiamo lavorando insieme, sarò in tutta la Liguria oggi e domani per rinforzare il centro nel centrodestra, per far capire ai Liguri che esiste una grande forza cristiana, liberale, riformista, garantista, protagonista nel centrodestra, garante di serietà, stabilità, affidabilità, che si propone agli elettori che cercano un punto di riferimento, la politica non della violenza ma della forza. Ricordate Don Sturzo che chiamò a raccolta i liberi e i forti. Noi abbiamo chiamato in Liguria a raccolta i liberi e i forti che vogliono contribuire al governo di questa regione, al miglioramento del governo di questa regione in una visione di centrodestra. Centrodestra, e noi siamo il centro del centrodestra. Insomma, Tajani, una differenziazione di valori, questo è il messaggio che volete lanciare? Noi lanciamo un messaggio identitario. Il centrodestra non è un partito unico, è una coalizione che ha un minimo comune denominatore, ma ogni forza politica è diversa. Noi abbiamo la voglia, l'ambizione, il desiderio, il sogno di aggregare, partendo da Forza Italia, il maggior numero possibile di movimenti, anche civici, che si riconoscono nei nostri valori e che sono i valori del Partito Popolare Europeo. Questa aggregazione che Forza Italia ha voluto fortemente in Liguria si è realizzata anche in altre regioni d'Italia che vanno al voto, e lo abbiamo fatto, ripeto, all'insegna del Partito Popolare Europeo e dei suoi valori. Io ritengo che lo scenario politico sia talmente in crisi nelle espressioni dei maggiori partiti, il PD, 5 Stelle, che ci sia negli ultimi sondaggi anche una discesa di altri partiti e ci sia invece una crescita molto forte di chi non vuole andare a votare, di chi non si riconosce più nella offerta dei partiti politici. Quindi ritengo che ci sia uno spazio per allargare il centro moderato che si riconosce nei valori liberali, nei valori cristiani, nei valori europeisti, nei valori del garantismo, dell'economia di mercato che aiuti a crescere il nostro paese. E quindi credo che la storia di Forza Italia possa crescere e andare avanti una Forza Italia 2.0 o qualcos'altro che riesca a mettere insieme tutti. Credo che Berlusconi abbia questo compito storico. Io ho contribuito a costruire Forza Italia accanto a Berlusconi. I valori sono sempre gli stessi. Ritengo che con Polis si voglia accentuare il concetto di comunità e quindi della maggiore valorizzazione delle persone e delle comunità sugli schemi precostituiti, e quindi riportare alla scelta dei personaggi che devono governare il paese o gli enti locali effettivamente nelle mani degli elettori. Oggi è eccessivamente nelle mani delle segreterie dei partiti e non degli elettori. Lei dice crisi dei partiti, quindi più che i simboli in queste regionali si punta alle persone, agli uomini, ai singoli candidati. Beh, vede, le elezioni regionali sono elezioni dove le persone contano ancora di più, anche perché ci sono le preferenze, che è un fatto comunque auspicabile perché fa scegliere l'elettore. Ma credo anche che in una regione piccola come la nostra, che ha gli abitanti della provincia di Brescia, credo che in una regione piccola come nostra la scelta delle persone avrà un peso, e quindi anche chi sventola sondaggi deve cogliere che le domande dei sondaggi risentono di un dato politico, e ormai si è visto in tante occasioni come non corrispondano poi al dato reale. L'abbiamo visto anche nella mia città di Imperia, dove il sondaggio pubblicato 15 giorni prima mi dava il 15%, il quarto dei candidati, sono stato il primo e sono diventato sindaco. Questo è anche un esempio provato di come le persone incidano nel voto popolare.